Eccoci, eccoci in diretta. Ciao Pidonadiale, ciao Torri, ciao Paolo, ciao Cherosene, ciao Mastro Membro, Fabio, Sofia, Frabul, Gianni Paiolo, Karantez, Refixul, buonasera a tutti, ciao Dipi, benvenuti, ciao Albi, uomo stellato. E grazie, grazie ragazzi per essere connessi come al solito. Scoia, Christchief, Mirko Menolfi, Erkamta. Benvenuti, benvenuti ragazzi, siamo qui per... ha preso anche me, Sofia, ha preso anche me, devo dire la verità. Ciao Frankie, ciao Simone. Siamo qui per proseguire, per... io non so cosa aspettarmi, nel senso... Ciao Savior. Ciao Micheles. Non so se aspettarmi... Non c'è suono, c'è solo effetti sonori. E non so se aspettarmi la fine di questa location, che devo dire è piuttosto... Cioè, abbiamo finito quella parte labirintica o ce n'è ancora? Questo che vorrei capire, questa è la prima cosa che mi domando. Intanto benvenuti a tutti. Mi sono curato, in realtà a livello di cure mi ritrovo ad avere 18 di questi e 13 di questi. Quindi... non siamo messi proprio benissimo. Stiamo a vedere. Adesso mi devo ricordare i tasti. Ok, sono questi. Che dite? Aspetto ancora un secondo. Partiamo? Non so che cosa possano essere queste cose a parete. Abbiamo fatto la gag del Glory Hall, ma era solo per fare la gag. Non lo so. Non so, qualcosa che ha a che vedere con la pressione, con... non ne ho la più pallida idea, sinceramente. No, di Tlow ho visto solo qualche micro pezzo, ma inizio a non avere più voglia di spoilerarmi troppa roba. Tanto lo porterò al lancio, quindi, insomma, a un certo punto... non voglio arrivare... che ne ho già visto troppo. La penetrazione... perché no, per carità. Però mi sembra difficile dirlo adesso. Grazie mille Tommy, grazie del supporto. Vediamo se funziona. Ok, ho alzato leggermente il volume. No, il film di Boris, no ragazzi, guardate la serie è bella, il film non è niente di che, e poi non ha se, cioè è la serie da vedere. E proseguiamo. Mappa. Stiamo a vedere. Vabbè. Subito una porta. Aspettate. Siamo arrivati da qui, Madonna al telecamera. Mi ha visto che è una stanza interessante. Porca loca. No, niente, esploriamo. Esploriamo. Accidenti. Spero non siano nemici, vi dico la verità. Di adesso si attivano. Non sono appesi. Sono in punta di piedi, sono figure femminili, chiaramente. Porcaccia la miseriaccia, lo sguardo di James... Non reagisce a nulla, non c'è interazione. Devo ripensare agli oggetti, perché in realtà sai mai che abbiamo delle cose. Potrei sparare, potrei provare con la spada, però in realtà non abbiamo veri oggetti da fare interazioni simpa. Allora io faccio una cosa, spreco un proiettile. Due, non so a chi o a cosa ho sparato, ma comunque no, non è questa la gag. Proviamo la spada. Penso di stare facendo niente di utile, ma... curiosità mia, eh? Op. Proprio non sembrano interagibili, eh? Non sembrano interagibili. Vediamo. Direi di aspettare.
Forse è un posto dove dovremmo tornare. Pistola? Ok. No, ho sbagliato. Ok. Andiamo avanti. Ci ricordiamo che qua c'è questa. E qui abbiamo i cappi che sembrano riferirsi proprio a quelle cose che abbiamo visto, a quelle figure. Allora, morti, morti appesi all'albero delle pere. Quanti impiccati riesci a vedere? Lingue ormai blu e volti dal grigio pallore, guardali dondolare, non sentono più alcun dolore. Il primo ha ucciso il macellaio locale. E lo ha fritto in padella con un po' di guanciale. Lo ha dato in pasto ai suoi ospiti a cena, che se lo sono gustato fino all'ultima vena. Un altro armato di sorriso e caramelle, dalle strade rubava delle povere bambinelle. A dei veri e propri barbablù le vendeva in schiavitù. Durante la notte si è intrufolato, ma il ladro è rimasto fregato. Si è ubriacato lo scemotto e l'indomani si è svegliato galeotto. All'artista certo non manca l'impegno, sforna banconote senza ritegno, ma la pioggia in flagrante l'ha colto quando l'inchiostro che usava si è dissolto. Per avere le tasche piene ruba l'oro che non gli appartiene e nascosto il suo bottino scappa nella notte. Il furfantino. Tre case bruciano come are. Lo sceriffo non sa che fare. Vede un forestiero in città, lo rinchiude e gli toglie la libertà. Morti, morti appesi all'albero delle pere. Quanti impiccati riesci a vedere? Lungo 6 piedi e largo 6 uomini non finge intorno al loro collo il cappio stretto si stringe. Lungo 6 piedi e largo 6 uomini non finge intorno al loro collo il cappio stretto si stringe. Posso dire PD? Solo il senza peccato può aiutarti qui. Tira per sbaglio la corda di un criminale. E la tua ricompensa ti sarà resa sotto sembianze strane e fantastiche. È un puzzle. Aspettate un attimo. Mi affaccio. Non è ancora il momento. Forse di farlo. Grazie, Rolly. Grazie dei 5 mesi. La stanza precedente ci dava indizi per capire chi possa essere considerato il colpevole tra questi. Queste poi in realtà. Sembrano tutti identici, faccio proprio fatica a vedere delle differenze. Non si vede nulla di speciale. Provo in. Ehi, ma ognuno di questi ha un testo interagibile. Sorry, sorry guys. Sorry, mea culpa. Aspettate. E dici. Please. Quest'uomo è stato impiccato per incendio doloso. Giustizia e vendetta sono state fatte. Quest'uomo è stato impiccato per rapimento. Giustizia e vendetta sono state fatte. Quest'uomo è stato impiccato per omicidio. Quest'uomo è stato impiccato per furto. E Dio, quest'uomo è stato impiccato per falsificazione, per truffa. Truffa, falsificazione, furto, omicidio, rapimento, incendio doloso. L'unico non rientrare. L'unico a non rientrare nella filastrocca credo che possa essere omicidio. Perché avevamo. Ah no, no, col cazzo, no, quello che si era mangiato il tizio, l'aveva ucciso e l'aveva dato in pasto. Ai 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 ai, allora non saprei chi è l'innocente. Rapimento. Incendio doloso. Truffa, in qualche modo era pure. Falsificazione. Furto.
Non ho un ipo. Falsificazione c'era. C'era il tizio che faceva le monete, le banconote finte. Che è un po' truffa e un po' falsificazione, certo. Boh. Da dietro non si interagisce. Io ho un po' sopravvalutato i movimenti della testa, cioè ci sono anche interazioni che non sono indicate dalla sua testa, quindi torniamo un attimo di là. Ma ci picchia. Chiaramente la domanda che mi pongo è: ho tutti gli indizi o andando avanti ce ne sono altri? Il primo ha ucciso il macellaio locale. Ok. Omicidio, cannibale, ok. Un altro rapiva le bambine e le vendeva in schiavitù. Ladro viene anche definito. Ma questo è il falsario. Ok. Le case che bruciano. Vedo un forestiero in città? Ah, le case che bruciano è l'ingiustizia. Cioè, ci sono tre case che bruciano come aree. Lo sceriffo non sa che fare, vede un forestiero in città e lo rinchiude. Però non sappiamo che è stato lui. Quindi il tizio che ha dato fuoco è innocente. Andiamo un attimo a vedere. Perché è stato preso solo perché è forestiero. Tipo. Madonna, me la sto un po' inventando, eh. Forestiero. Incendio 2. In teoria è il primo. In teoria è il primo. Oh, raga, vediamo cosa succede. Nel dubbio. Salvottino, veloce. Si potrebbe fare semplicemente a tentativi, ma vediamo il primo. Sono contento dell'interazione, soprattutto. Ah, sì, voglio tirarla. Peso. Che immagine. Ragazzi, mi ero immaginato delle figate. Solo il senza peccato può aiutarti qui. Tira per sbaglio la corda di un criminale e la tua ricompensa ti sarà resa sotto sembianze strane e fantastiche. Ma che cazzo? Ma che saranno collegate al punto da trovare qui? Ehi, la ricompensa. Chiave del perseguitato. Abbiamo beccato giusto, va là. La carta che copriva il volto del cadavere è qui. Ok. Chiave del perseguitato. Per aprire una cella dal prigioniero ingiustamente giustiziato. Buono, andata bene. Cioè, ci starebbe, no? Per vedere cosa succede, fare le altre, ma dai, alla fine ci faranno aprire un mostrino, una roba così. Non ce ne frega niente. Andiamo avanti. Allora, siamo entrati. Scusate, voglio capire se ho saltato porte o no. Siamo entrati da qui. Ok. Impossibile girare la manovella senza prima togliere le manette, va bene. Non dovremmo avere nessun problema, dovrebbe essere lei. Esatto, molto, molto dritto per dritto. Va bene. Facciamolo. Non siamo proprio. Stiamo a vedere. Salvotto. Perché secondo me è un pochino che non salvo e quindi sì, era la bottiglia. Non posso girare la telecamera. Mappa. Quella è la cella di lei. Ho sbagliato.
Quella è la cella di lei? Era a quel livello lì? Sì, teoria. Adesso però... No, un bivio. Ah, PD. E qui? Chiusa, ma sarà ad aprirsi con apposita. Ok. Cazzi, siamo davvero... Maria? 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 Quel sangue... Maria, no! Allora sei davvero morto. What happened to you? Why? Why? Oh my God, gli occhi. È stata picchiata, una colluttazione. Mamma mia. Mary. Che non è Maria. James? Ci vuoi raccontare qualcosa, James? Ma guardatelo! Non vorrei, ma sono costretto a lasciarla qui così. James! La musica e la quettina che cade. Io faccio un salvotto, eh. Ok, state tranquilli, state sereni, che andrà tutto liscio. Lo sapevo! Dio sta telecamera. Vedo. Spero di non dover fare del backtracking di quello brutto, ragazzi, non ne avrei veramente mai voglia. Lo dà come se fosse sullo stesso piano, eh? Come se fosse sullo stesso piano, in realtà siamo saliti. E mi dà una cura. Oh, benvenuti al cimitero. Cartucce per doppietta. Il nome sull'albero dopo consulto per poterlo leggere. Ah, lì c'è anche il save, ok. Qui c'è inciso un epitaffio. Questo detenuto ha bevuto un'ultima bottiglia di birra prima di essere giustiziato e sepolto qui per l'eternità. Oltre ad esserci un... Raccogli per piacere. Ok. Miriam Kay, traditrice. Non mi dice nulla. Walter Sullivan era il famoso omicida, no? Se non ricordo male. Cioè, avevamo deciso che era il famoso, poi in realtà, boh. Qua c'è il save, per sport lo utilizzo. Ah, lì si scende. James Sunderland, ma va? Angela Orozco. Che razza di cognome? Angela è lei, ovviamente. Eddie Dombrowski. Quindi, Miriam. Traditrice. Ma che abbiamo trovato? Miriam. Questa è la birra. Si può scendere, ovviamente. Mentre volendo possiamo buttarci. Qua c'è un oggettucolo, mica ucolo, una fiala. Si scende ancora nella nostra stessa tomba.
dovrai morire, no, per trovare la verità, no, com'era? In ogni caso non sono sepolti né Angela né Eddie, mentre invece Miriam sì. L'abbiamo pur visto. Grazie Cla, grazie del supporto. È finito il momento di tergiversare. Faccio un altro save perché così mi ricordo la fiala, sennò è il classico oggetto che va perso nel sempre. Via. Non posso muovere la camera. Non c'è l'ora. Molto vero. Oh, ma avete detto che non è un gioco di jumpscare. Non riesco a correre, proprio psicologicamente non me la sento di correre. PD! Sangue. Ben. Ancora con la pistola in mano. What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. Ma che razza? Fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. Ci sono dei cambi di inquadratura veramente. You're so ugly, even your mama don't love you. Assurdi comunque. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a Eddie. Fat, disgusting cioè, piece decidiamoci. Of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Era ovvio. Hey, I didn't mean anything. James. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Ho sbagliato. Vai a zappare. E basta. Basta. Ma allora mi devo anche muovere, PD. Ma che brutti combattimenti, mamma mia, è indecente, è indecente. Adesso lo facciamo bene. Lo facciamo bene, lo facciamo. Madonna, è veramente una roba indegna. Grazie Alberto. Grazie mille dell'anno. E sì, continuiamo. Abbiamo pure un po' di strada da fare, nonostante i miei frequentissimi salvataggi. Quindi Maria l'abbiamo salutata. Eddie tocca a lui. E dopo... No, non mi dire che mi devo ribeccare la cutscene. Si potrebbe usare lo Spadooken, ma non lo colpiamo mai. Facciamo la figata, dai. Ma non credo neanche di arrivarci. No, skippala, no! Ok.
lo Spaduken l'ha fatto riflettere. Ok, va bene. Cerchiamo di capire cosa c'è qui a terra. A parte che James sta continuando a cercare cartucce. Raccoglile per piacere, grazie. Sto cercando interazioni, eh? Niente, nessuna info particolare su chi è a terra o su cosa è successo. No, non posso salvare. Cosa stavo facendo? Non mi fa salvare, pensa te. No, vabbè, ancora lunga. Oh, PD. Seconda fase, ragazzi, seconda fase. You know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole freaking life. Sì, ma James... That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Vedo. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. Questo ci interessa. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Che personaggio, che quanto sei sveglio, James, sei proprio sveglio. Guarda il muro, mi raccomando, sicuramente è dal muro vai a zappare. E adesso devo farlo in tempo. No! Ma che combattimento è? Corri adesso, James! Fate una corsetta in nomine dei. No! Che brutto dover andare nel... Mamma mia! Vabbè, facciamo le freghe, dai. Basta, sti pugni sono fortissimi! Corri adesso, James! Gameplay. Non vedo un cazzo, ovviamente. No! Mi ha colpito! Ma cosa sto giocando? Usiamone un altro, abbiamo tanti. Aspettate. Quasi. Potrei anche provare questa più forte. Quasi. In teoria dovrei essere ben curato. Non capisco. Ok. Ma... No, ma dove cazzo? Se non mi fai neanche l'automira, Vez, non ne usciamo vivi, eh. Non è possibile, mi ha dato un pugno. Sarai morto. Eddie? Chissà cosa gli è successo, James. L'hai preso a fucilata. A human being. Chissà se è la prima volta, James. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? In realtà sta iniziando a sospettare di se stesso. Che è interessante. Perché non me l'hai ricaricato? Non posso salvare! Non voglio caricare cosa sto facendo. Porca vacca, sta cosa di non poter salvare è terribile. Allora, ci guardiamo intorno, cerchiamo... Ovviamente ravaniamo anche lui.
Ma non mi sembra ravanabile, no, non lo è. Non lo è, non si ravana niente qua. Niente, 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 niente. Questi tra l'altro sono stranissime creature, boh. Con questi cosmo, non me ne intendo di macelleria, quindi non saprei neanche dirvi. Mappa, non c'è una mappa, a posto. Qua sarà chiuso. Infatti bisogna andare di qua. Vorrei salvare, grazie. Ok. Ed Eddie. L'abbiamo ucciso. E siamo all'esterno. In teoria, sul punto di salpare, ma chi lo sa, qua non si fa niente. Andiamo di qua, la nostra cara vecchia nebbia, un salvotto ufficiale, io non dico di no. Ho salvato solo 96 volte, di cui alcune, beh, una buonissima parte assolutamente superflue. Andiamo. Speravo in una barca migliore, vi dico la verità. Guardate laggiù, quella luce che ci attende dall'altra parte. A rigor di mappa ci attende al Lakeview Hotel. C'è anche il Lakeside Amusement Park. Eh? Sembra proprio la barchetta di Bioshock. Ok. Fa da sé, mi sembra, direi cazzi. Tra l'altro non è strano che siamo scesi, apriamo una porta e siamo allo stesso livello. Veramente devo farlo io, Vez. Veramente. Ok, con la direzione. Non mi dare una boss fight così. Non vedo la luce, però. Volevo andare verso la luce, non la vedo. Ok, ragazzi, ho fatto la cazzata, mi sono perso. Ho fatto la cazzata, non dovevo girarmi. Eccola lì! Oh, invece ho fatto bene, via. Nel gameplay, dai, per piacere, vai. Mappizza, non abbiamo una mappizzazione utile. Aspettate, sono delle isole in mezzo. Io ho molta fiducia, ho fiducia nel progresso di questa traversata. Oh, io mi raddrizzo un attimo, cosa devo fare? Magari non sono esattamente. Ah, siamo vicini. È sempre più alta. Eccoci qua.
quanto non ho stima di questo personaggio. Si gode il paesaggio considerando che la visibilità è un metro. E invece... non è cambiato affatto in 3 anni. Per nessuna ragione vorrei mai ripetere questa traversata. Grazie. Siamo proprio a Lakeville, com'era Lakeville? Lakeville qualcosa hotel. Osserviamo. C'è una fontana a forma di uccello, al momento non esce acqua. Ma qui c'è un oggetto. Carillon sirenetta. Attenzione. Ho sbagliato. Carillon sirenetta. Con attaccata una statua tratta alla fiaba la sirenetta. Trovato alla fontana del Giare. Com'era la storia della sirenetta? In realtà nell'originale è una storia pesissima. Chissà se vuole essere un riferimento di quel genere. Questo non mi dà neanche l'interazione, meglio così, però voglio entrare matto. Belli questi cambi di telecamera. Dove stavo andando? Come mi chiamo? Ok, di qua. Là ci andiamo per ultimo. Forma di uccello, non esce acqua. Bella potente la luce comunque che ci ha guidati, eh? Molto potente. Un po'. Scusate, perché vista da qua è come fosse un mistero. Niente, sono questi due grossi cosi. No. Quel cazzo, quella lanterna è di una potenza inaudita. Va bene, va bene, va bene. Vado, andiamo alla villa. Abbiamo preso la sirenetta, che sicuramente è una super bazza. La sirenetta finisce che muore in bolle di sapone mentre il principe rimane innamorato della donna sbagliata. Altre versioni muore dissanguata o roba atroce di quel genere. Aspettate. Scusa, ma ho scelto la... È mono entrata, scusate. Sì. Sì. Sorry. Entriamo. Hanno invaduto un cazzo, mappa. Sono 9 ore che sto premendo. Ha ragione lui, a posto, molto bene. Waiting for you, da 312. Che bello. Grazie, Taurus Saka. Grazie dei 2 mesi. Ti aspetto. Cos'è questo? È la camera dove stavamo io e Mary. Mary, sei lì? O forse ho trovato una mappa dell'albergo. Ospiti. E non siamo neanche... Ah no, sti cazzi. Ok, ai lati non abbiamo nulla, grazie al cielo, va bene. È enorme questo albergo. Allora, ah, pure, c'è anche il seminterrato, va bene. Caffetto Luca. Sentite. Andiamo al Caffetto Luca. Che era questo? Niente Caffetto Luca, andiamo di qua. Questa porta non era neanche sulla mappa. È vero, non era neanche sulla mappa. Grazie, Chiara Sharp. Grazie dei 2 mesi. Estintore per le fiamme, Mappizziamo. Ah, la stanza al suo interno non è ben mappizzata, anzi risulta abbastanza illeggibile. Vabbè, pazienza. Refill. Carta igienica adesso non mi serve. Non esserne così convinto. Cartucce per carabina. Biancheria, niente di utile. Fai finta di non essere un pervertito. Guarda che abbiamo capito tutto di te, caro. Scatola di cartone, dentro non c'è niente. Ah beh, era così, era solo un mega refill di munizioni. Ci sta, perché? I bagni, come da mappa.
vorrei capire. Qui invece ci condurrebbe a questo corridoio di stanze. Partiamo dai bagni, dopodiché facciamo il corridoio, poi esamineremo la lobby e tutte le bazze. Bagno maschile. Oh, facilitazione non piccola. Andiamo al ristorante. Mamma mia, la luce. Comunque, sì. Qua cosa c'è scritto? Staff only. A noi non interessa. Chiave pesce. Che le chiavi... Un piatto vuoto, un coltello e una forchetta. Tutto qua, niente di interessante. Però è piuttosto strano. Piuttosto strano, trovo. PD. Ma cosa? Scare you? Yeah, you did. Piglia la carabina, piglia la carabina. Fermala. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? Amen. No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. Che cavolo sei? I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel. Ma chi è Rachel? Who's Rachel? Meno male. She was our nurse. I took it from her locker. Dal manicomio. Carissima Laura, lascio questa lettera a Rachel perché te la dia quando non ci sarò più. Sono in un posto lontano adesso, un posto tranquillo e stupendo. Perdonami per non averti salutato prima di andar via. Stammi bene? Stammi bene, Laura. Non essere troppo dura con le sorelle. Quali sorelle? Angela e... No. E allora, a proposito di James, so che lo odi perché secondo te mi tratta male, ma dagli una possibilità, ti prego. È vero, a volte è un po' scontroso e non ride molto, ma sotto sotto è una persona molto dolce. Laura, ti voglio bene come se fossi mia figlia. Speravo di adottarti, se solo le cose fossero andate diversamente. Buon ottavo compleanno, Laura. La tua amica per sempre, Mary. Una botta di realtà, tra l'altro. Laura, how old are you? I turned 8 last week. Last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Questo è un palato. Allora. Un disegno fatto da Laura, forse un gatto? Simpa. Insomma. Qui c'è un pianoforte. È un po' strana la cosa. Come fa tutto questo ad essere ancorato alla realtà? Cioè, è vero che lei non è morta, cioè che la dobbiamo andare a prendere, con tutto ciò di assolutamente irreale che abbiamo vissuto. È una roba tipo Triangolo delle Bermude, cioè una stronzata per cui Silent Hill è un posto di malefici. Io volevo una cosa più metaforona, capite? Però stiamo a vedere. In ogni caso... Chiave pesce, chiave sirenetta, cioè carillon sirenetta. E lì, come sempre.
stiamo a vedere. Stiamo a vedere, stiamo a vedere, stiamo a vedere. Mappa. Lì c'è la E. Andiamo alla lettera E. E figura, lo sapevo, era ovvio. Pronto? Pronto, Ito? Come cavolo ti chiami? No! Ma è quello grosso, ma vai a zappare. Ma chi se lo sarebbe immaginato? Dai, vai, via! Allora, mi hanno detto che lo spadone risolve i problemi. Risolviamo i problemi. Figurati se iniziano a spammare. Cioè, se avesse un gameplay sto gioco, uno potrebbe anche dire vai a zappare. Ma staccati! Ma dai, vai a cagare, sono morto. Ma vai a zappare. Ma vai a zappare. Dobbiamo rivivere tutto. Una volta che ho fatto tre passi senza salvare, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Una telecamera. Please. Piglia, piglialo. L'hai pigliato, bravo. Non c'era niente, mi sembra. Sabacco è fiero di te. Ma io li schippo allora quelli lì. Cioè non ci sto a combattere. Ci ho pensato adesso, una stronzata a mettersi ad ammazzarli. Sappiamo che quella porta è chiusa e... sto cercando di salire la scala disperatamente. Sì. Allora, qui le porte chiuse. C'è un'interazione? No, Toluca, Buzz, no, qui no. Chiuso. Entriamo, fuoco alle pompe. Potrei usare un'altra arma, ma... alla fine questa... cioè, se non la uso con questi qua, la pistola, quando la uso? Qua non c'era niente, qua era pieno di robe. Ah, qua è quasi veloce a raccogliere le cose bellissime. Non c'era nulla. Torniamo di qua. Ma pensa a te. Era un doppio padre della tipa, là. Padre di Angela. Presunto. C'è la Buzz, c'era da raccogliere qualcosa. Mi sembra una chiave, facciamolo. Nel disperato tentativo di avvicinarsi al tavolo, facciamo la gag. Plim. Dai. Vorrei skippare. Si può alla grande. Bene. Molto bene. Osserviamo la foto del gatto. Riflettiamo sull'universo. Mi sembra non ci fosse nient'altro. Sbagliato, salviamo. Allora. Albergo primo piano. Allora, siamo un po' into the shit. Perché allora, sappiamo che la porta E è chiusa. Però mi scoccia saperlo senza fargli il segnetto rosso. È una cosa che mi dà un fastidio terrificante. Però sarà così. Andremo a zappare la terra, ecco cosa faremo. Pessimi siete! Dove cacchio sto andando? Ok. Era uno solo. Niente di strano. Tra l'altro si potrebbe pensare, ma se poi c'era un'interazione con la fontana fuori... Però la chiave e fontana io non mi metto. Non mi metto, veramente. Se mi metto a fare chiave e fontana, ragazzi, alla fine... Qua mi regala un salvotto. Ma quanto è Resident Evil? Ma è da matti proprio. Se si demetaforizza ed è solo la storia di un triangolo delle Bermuda, ragazzi, siamo proprio Resident Evil comunque. Vediamo. Signor James Sunderland, la videocassetta che ha dimenticato qui è nell'ufficio al primo... La videocassetta? La videocassetta porno? Ok, là ci riporta di là. Dobbiamo andare al primo piano
è palese, ma... qua non può essere aperto. E invece... ehi, ehi, ehi. Come non ci sono chiavi? Chiave della camera 312, che è proprio la camera che ci interessa. Porca loca, sarà importante entrare qui dentro. Era determinante. E qua c'è un'altra porta. Totalmente fuori mappa. Aspettate però. Prima voglio andare nella porta di mappa. Un secondo. Giusto per sapere se è chiusa. Ok, va bene, va bene. Ci può andare bene. Questo che cos'è? Un bel nulla, va bene. Entriamo. Flip. Facciamo la baza. E ora secondo me si spara. Ma sapete che vi dico, mi sono rotto le balle. Spariamo della roba seria. A posto. A posto. Benissimo, benissimo, benissimo. Va bene così. Quanto siamo a proiettili? Siamo messi bene, siamo messi bene, siamo messi bene. Siamo messi bene. Qua ovviamente ci riporta lì. Abbiamo in realtà visitato tutto, per quanto non ci sia un segnino rosso che fa un po' rosic, ma non importa. Abbiamo visitato tutto, è una parola grossa, però vabbè, diciamo che dalle finestre esterne non si entra, dai. Mettiamola così, mettiamola così. E qua ci ha risparmiato tutta questa exploration. Quindi andiamo a prendere le scale. Ah no, col cavolo. Un paio di cosine importanti, tipo questa. Non posso andarmene, ma è l'uscita. C'è un incavo rettangolare. C'è una placca davanti all'incavo e c'è scolpito qualcosa sopra. Posto della principessa che si risvegliò dalla morte. Suona il carillon? Suono il carillon? Un salvotto, come giustamente mi suggerite. Facciamo un bel salvottino. Suona il carillon. Non suona proprio bene. Questo carillon ha rotto o forse dobbiamo fare una baza. Allora, dobbiamo sicuramente mettere qualcosa, dai. Ok. Sono tanti altri carillon da mettere. Mancano... quindi ci mancano due carillon. Ragazzi, tra un po' arriva Gascogna. Allora, ci mancano due carillon. Direi che non sono altri oggetti quelli che ci interessano qui. Non sono comunque delle chiavi. Qui abbiamo la 312, la chiave vincente. Qui abbiamo la chiave pesce. E pensate a Gascogno con questo. Cioè, lui che è come in Bloodborne, ma tu che hai questo gameplay. Quello sì che è per hardcore gamer. Allora, la telecamera ha fatto un giro dell'oca. Mi faccio un save. Perché, voi capite che... Aspettate, scusate. Cosa sta guardando? Ah no, guarda il covo. Vabbè, dai, ragazzi, non tergiversiamo. Holy Mother of God. Allora, la hall, zona bagni e altro. E tanta roba. Molto difficile decidere. Andrei dritto per dritto nella hall. Va bene, meglio così. E allora, e sapete che vi dico, con un'arma adatta. Dai, rompiamo gli indugi. 112. Già rosico per i proiettili che userò. PD. Era un PD decisamente preventivo. Bevanda salutare. Cartucce per carabina, che è l'altra. Non succede niente. Ok, va bene, dai, non ci interessava l'ascensore. Mappa. Va bene. Bene. Ok. Questa, come sapete, è una cosa che apprezzo. Perché mantiene la tensione, ma rende assolutamente gestibile il tutto. Ah, però! Vicoli ciechi, ma non sono tutti da considerarsi tali. Tu, in realtà, è chiusa. Questa è una promessa di Bazze. Scusate un attimo. Non l'ho mica capito. Per fortuna che le mappe sono fatte in modo super intelligente.
Niente. Non è la sua, d'altra parte mi immagino un posto abbastanza speciale per una chiave a forma di pesce. Comunque qua c'è una porta che sarebbe interessante aprire prima o poi. Qua si può interagire? No, sempre la mappa, va bene. Ok, non sono comparsi nemici, qua è chiuso. Dico bene sì, ok. E poi quella stanza comunque sarà fine a se stessa, almeno teoricamente. Andiamo di qua. Qua si sale, eh? Siamo già in zona scale. Ma è l'ultima cosa che qui abbiamo il guardaroba e un po' di robina, va bene. Ok, ma non metterti a suonare campanelli in un gioco horror, dai. E qui che cacchio c'è? Ok. Facciamolo. Figurati, a posto. Non c'è niente nel cassetto, non c'è niente nel cassetto, non c'è niente nel cassetto. Un kit di pronto soccorso che schifo non fa assolutamente, anzi. Ci riempie di gioia, di joie de vivre. Munizioni, anche questa è joie de vivre distillata. Munizioni, molto bene. Una valigetta. Ma non sarà mai. La vedo dura per una chiave a forma di pesce. Aprire una valigetta. You never know, invece. E invece ho la chiave per aprire la valigetta che contiene una chiave, la quale chiave mi farà aprire una stanza che contiene una chiave. Ok, la 204, va bene. Non sento niente da ricevitore, mi sarei stupito del contrario, frankly. Oh, addirittura un segno di spunta, un trionfale segno di spunta. La 204 chiaramente è a questo piano. Questo vuol dire che questo corridoio sarà percorribile. E va bene. Bella per la cloakroom. Una foto di questo albergo. Proiettili per pistola. Non li avevo neanche visti, assurdo. È molto autoreferenziale questo albergo. Oppla! Fuoco? No. Cartucce per doppietta. Un libro che non ci serve perché il nostro non legge. Aspettate. Volevo prima la bazzina. Ok, bevanda salutare. Qui c'è qualcosa. Un libro aperto sulla scrivania. Sembra un libro di medicina. Ho già letto abbastanza testi di medicina. Nessuno di essi è mai servito a qualcosa. Mazza, se volevi fare il medico però. C'è un libro aperto sulla scrivania. Sembra un libro di medicina. Questo è per le medicine alternative. Allora, ci sono degli opuscoli turistici. Adesso non mi interessa. È contro i professoroni, anche lui. Ma ragazzi, quanto ci stiamo riprendendo a livello di proiettili, meraviglioso. Non c'è veramente nulla qua dentro. La mappa ci conferma che è una stanza come un'altra, sì. Vado. Scusa un copino, scusami. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Io non ho visto il disegno dell'edificio in fiamme. Ah, ieri. Ok. E facciamo un salvotto. All'università della vita. Ok, bagni e poi esplorazione seria. Ok, molto bene. Qua si spara di sicuro. Era ovvio. Mi piacerebbe sapere a cosa, però. Merda, li hanno fatti più deboli, hanno fatto bene. Bravi. Allora posso ripulire l'area. Che cazzo, no, siamo proprio uguali alla boss, perché c'era da stare allegri. Vai! Molto bene. Ok, questo è stato assolutamente ottimo. Tra l'altro colpi molto ben usati, perfetto. Ok,
Ok, me lo aspettavo. Va bene. La 204, è quella magica. Ma niente. Ma niente. Siamo, eh? C'è anche del sangue per terra, inutile dirlo. Sapete cosa vi dico? La lascio per ultima. È chiusa, ma non è inapribile, peso. Aspettate, abbiamo anche la 202. No, anche perché sennò l'avrebbe usata da sé. No, sorry. Quindi probabilmente nella 204 c'è la chiave della 202. Save perché siamo stati bravi prima. Save. Sì, la maledetta malattia. Sì. Ah, sì. No, certo. Tra l'altro si parlava anche di malattia nella lore qua di Silent Hill. Sì, non vedo, grazie. Però la chiave la vorrei. Chiave dell'ascensore di servizio. Ma il lamento che abbiamo sentito? Facciamoci una ragione. OPD. Love. Sarebbe stato carino, dai. Vabbè, ho provato love, dai. Sono delle foto sparse. Che cos'è questa? Una foto cancellata. Non si capisce. Parte della foto è stata colorata con un pennarello. Colorata con un pennarello. Aspettate. Ah, quanto è facile inquadrare le cose che si desidera. Inquadrare. Sì, molto. C'è il codice. E non posso interagire con la foto? Forse sì. Forse sì. Pensavo di usare lo spadone. Probabilmente cosa da farsi, infatti bravissimi. Però non da farsi, non sparale. Non da farsi adesso. Il coltello non l'ha fatto. Abbiamo ottenuto una chiave per un ascensore di serie. Interessante che la mappa. Ah, che tra l'altro è il nostro è l'ingresso alla 202, eh? Scusatemi una cosa. Quindi noi siamo entrati alla 202. C'è ancora un pezzo di stanza 202 da visitare. Sempre qua niente e qua niente. E siamo qui. Ok. C'è una valigia, qualcosa forse da cancellare. Va bene. Volevo girare la camera, non se ne parla. Ascensore di servizio. Noi avevamo già cliccato su un ascensore che non si apriva. Faccio fatica però a ricordarmi dove diavolo fosse. Alla reception. Ah, e per elevator. Giusto. Giustissimo.
È qui. Solo che sappiamo. Dammi un attimo a provare una cosa. Oh, attenzione! Bevanda salutare. Un save. Non dico mai di no, un salvotto. Ok. Qui ci sono dei memorandum, ma non c'è niente di interessante. Ok. Armadio. Lo scaffale sgombro. Ok. E questo pure è una chance. PD! La faccio stealth. Che la faccio stealth, veramente. Questa è in realtà la posizione di corsa. Masahiro. Oh, però c'era l'interazione. Non funziona. Cosa? C'è scritto qualcosa sul pulsante? Peso massimo una persona. Siamo troppo pesanti. Non credo sia così scemo da considerare che se ripongo l'arma peso meno, sarebbe una follia. Infatti, non avrebbe senso. Quindi ci deve andare la bimba. Va bene, ma non era questo l'ascensore che ci interessa. Oh, mi sono perso. Che ci interessa che ha il mouse qua. Allora, dietro di me. Di qua. Per piacere. Questo è il retro dell'ascensore. Ha fatto un po' male a livello di mappa. Vai a zappare. Vabbè, dobbiamo scendere, ragazzi. Dobbiamo scendere dove abbiamo lasciato viva quella gente, quei mostri. Mappa. Che cacchio devo andare? Alla mia destra. Alla sua destra, questa. Scendiamo. Abbiamo carillon, quindi... ragazzi, però prendiamo la lunga che abbiamo maggior comodo. Sto disperatamente cercando di curvare. Ok. Bisogna buttare giù quei... Dai, corri! Erano due. Corri, per piacere. Ok. Gli ascensori sono... questi molto rotti. Qua siamo dove eravamo prima, non ci interessa. Ok. Sì, uno è quello di servizio per il personale. Sì, sono assolutamente d'accordo. Possiamo sempre scendere. Scendiamo. Un bagno, un ascensore per il personale, insomma, un posto tranquillo, vedrete. Vedrete che qua è tutto tranquillo. Sprecherò. Ma dai! Ma non ci crede nessuno, vai a zappare. Ho visto che ce n'è un altro. Ok. Adesso questo un quadro, niente di strano, va bene. Qua per caso è qualcosa, un vaso. Vabbè.
Lì c'è anche un oggetto, una batteria probabilmente. Lacrime di Venere. Porca loca il suono. Lattina di diluente. È proprio una batteria. Lattina, leggiamo la lattina di diluente. Diluire roba. Diluire roba per la foto. Why not? Anzi, suona bene. Suona bene. Quindi, andiamo qui. Andiamo qui. Poi andiamo qui. Op, 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 op. Poi andiamo qui. Apriamo. Siamo ancora dritto e poi a destra, ok? Esatto, andiamo a vedere se è vero. Ok, l'interazione, ma adesso devo andare nel menu. Ok. Vabbè, si... Damn! Si capiva, ragazzi, cioè l'avrei fatto comunque. Abbiamo un oggetto, un'interazione, quella era. Okay. Damn! Facciamolo. Io avevo messo love nella speranza. Clic. Molto bene. Carillon Cenerentola. Molto, 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 molto bene. Non di qua. Andiamo a mettere il carillon, non che adesso ci risolva nulla. Sbagliato strada? Dove cazzo sono andato? Va bene lo stesso. Ok. No. No. Devo. Aspetta. Posto della principessa che non parlava. Chiaramente è un pessimo suono. Non dovrebbe essere. Sì, invece. Usa. Perfetto. Probabilmente li stiamo sbagliando, eh? Li stiamo sbagliando tutti. Sorry, ma pensavo fossero, diciamo, automatici. Qui è la principessa che non parlava, che dovrebbe essere la sirenetta. Vediamo. Vediamo se gli piace. È quella che è scappata a mezzanotte e sarà Cenerentola. Non gli piace per niente, ragazzi. Scusate, qua sicuramente scappata a mezzanotte. Suoni Carillon, no. Qua sicuramente ci va Cenerentola. Vediamo se suona bene. Per suonare bene deve comunque esserci tutto. Quindi in realtà noi li abbiamo fatti bene, ma ne manca uno, che è... La principessa che si svegliò dalla morte, e lo scopriremo adesso, che tra l'altro fa molto rima con quello che stiamo facendo. A questo punto, noi abbiamo fatto quella cosa lì, secondo me non ci rimane che... Salire come? Da qui, dalle scale, tipo. Facciamolo. È chiusa, vero? No! Non è chiusa, quindi magari... Ma tu non sei, ovviamente. Allora ci manca una chiave, ci manca qualche cosa. Qualche cosa di importante.
Avete sentito? James! Siamo stati chiamati. Allora. Vabbè, un salvotto ci sta. Abbiamo bisogno di interagire con un ascensore e fare una baza con un ascensore, ma non è così semplice. Non è semplice per nulla. Allora. Qui abbiamo fatto queste cose. Qui abbiamo fatto. Qui, ok. La hall. Non c'è nessun accesso alla hall. Che strano. Però è così. Fatemi vedere se la clock room per caso aveva un accesso alla hall, ma non credo. No. Tre menu. No. Assolutamente no. Oddio, qua c'è una scala, ma è di quelle per ravanare i propri armadi. Ma l'ora l'abbiamo belle persa. È vero che ci serve l'ora? Non c'è dubbio. Perché lei potrebbe prendere quell'ascensore. Che sia ancora al ristorante? No, perché è andata via. È andata in cerca di quelle lettere. La videocassetta? Nell'ufficio al primo piano. Ragazzi, questo ci manca tremendamente, però. L'ufficio al primo piano, considerando che lo considererà all'italiana... Dove diavolo è l'ufficio al primo piano con la videocassetta? In teoria là. Al ristorante, ma secondo voi è tornata al ristorante? Ci siamo anche affacciati prima al ristorante. Possiamo anche vedere, ma... Ci sta a provare, assolutamente. La videocassetta. Oh, non è che si apre sta cosa. Che mi mandano in terrazza, sarebbe una figata. E invece niente. Allora. Ma non so se intende il primo piano all'americana o all'italiana, capite? Comunque, qui potrebbe esserci un ufficio, se intende il primo piano, è dietro di noi quello là, eventualmente. Ci manca sicuramente di fare una cosa banalissima, classico di questi giochi. Davanti ai nostri occhi, proprio. Qui ci serve l'ora. Ma dov'è l'ora? Cosa? Metti un oggetto sullo scaffale. Abbiamo capito. Non ho mica capito sta cosa. Ma PD! Speravo che bastasse, avanzasse. Per togliermi le robe inutili? Ma non le cose fighe, tipo le armi. Dai, veramente? Ma no. Che brutta che è. Che bruttissima che è. Questo coltello non ha ancora avuto un uso, mi sembra assurdo. Liberarmene.
Dai, prova a riporre la pistola delle due. Che bruttissima che è. Che brutta che è. Mi dispiace, devo farlo. Ho ripreso tutto perché voglio fare una cosa. Teniamoci almeno un'arma da corpo a corpo. Probabilmente lui ci vuole far andare senza le armi normali, dai. Ma almeno un tubo d'acciaio fammelo portare. E le munizioni me le tengo. Magari le munizioni. Pitti, va bene. Raga. Dai, sta roba non pesa nulla, non ha senso. Sono senza parole. E se era solo la foto potevo prendere le armi? No, ma raga, è una gag. È una cazzo di gag. È una cazzo. Questa non posso lasciarla, neanche questa. E questa manco, perché questa mi serve. No, non è divertente sta cosa. No, cazzi, non è possibile. Sì. Ah, ero già al B. No. Non eravamo all'1. Merda. Ma è una cazzo di gag. Se mi metti sto cursore. C'è una cosa. Usiamo il file numero 2 a suo giro, non lo usiamo con un costrutto. Porca, no, speriamo di trovare qui delle armi. Comunque è assurdo, il gioco ci ha riempito di armi per poi... Maledetto. Va bene, la mia mappa. Che c'è? Che brutta gag. Ok, chiuso. E non possiamo neanche sentirli. Figurati. Ragazzi, questa è brutta. Questa è brutta. Carignan Biancaneve. Beh, barattoli, bustini, ok, ma nel nostro file il Carignan Biancaneve è una bella baza. Mamma mia. Ma quasi quasi potremmo andare a mettere il Carillon Biancaneve nel suo posto. Non vedo. Grazie. Intanto stiamo facendo delle
Ah, è troppo buio per leggere la mappa. Pantry, lì c'era il carillon di Alcaneve. Vabbè, ce l'abbiamo. Le ho messo in saccoccia. Office, telefono. Mo so cazzi. Cosa? Scendere. Cosa? No. Ma stiamo scherzando. Non esiste. Silent Hill, la videocassetta. Quello, piglialo. Apri scatole. Ho creduto nell'apriscatole. Raga, abbiamo praticamente tutto quello che ci serve. Salvato, non me lo ricordo. Pitti. Cartuccio per carabina. Che beffa. Com'è se non possiamo più prendere l'ascensore? Perché belle. Ma lì c'è qualcosa. Cos'era? Ha sempre cartucce. Ok. Forse qua con la carabina si poteva scendere. Non credo. La data di un anno fa. Questa agenda. Questa sorta di agenda. Va bene. Non posso mappizzare. Vabbè. L'ascensore non si incazza. Ci manca tutta quella parte là. Andiamo. Non prima di un salvotto. No, ho sbagliato strada, era dopo, ma si capiva che era dopo. Pollo! Ok, qua l'apriscatole. Ma dai, ma metti l'apriscatole dell'alza serrande. Ma dai. E che scesa, vabbè, qua abbiamo fatto in realtà. Cioè, c'era una possibilità di scendere, ma c'erano dei mostri un'altra volta. È una gag. È una cazzo di gag. Il moveset della pre. No, beh, perché dicevo, la serranda ci metti una cosa che gira così. Ma pensavo con la priscatole. No, raga, veramente. Alberto Tomba, Pirmin Zurbriggen, Mark Girardelli, non so, non me le ricordo degli altri.
forte nello slalom, non mi ricordo più. Da piccolo seguivo di brutto. Non mi ricordo neanche più dove cazzo sia la scala, devo tornare a vedere la mappa. Sorry. Ah, lì, ok. Che razza di beffa. Adesso c'è lo slalom vero. Porca vacca. Ah, facciamolo però non prima di un salvotto. Slalom senza mappa. No, sì. PD. Una chiave, pigliala. Chiave del bar. Brutto, buonissimo. Spegnere sto coso. Deve servire a vivere. Sto cercando interazioni, ma non ce ne sono, non ce ne sono. Levati. La serratura? Ok. Com'era? Ok, è rotta, ok. Quindi era solo... Siamo venuti qua per la chiave del bar? Ma PD! Ah, però mi ti devi levare dalle balle. Ok. Voi deridevate la priscatola, eh? Beccatevelo. Ok. Una, ce ne sono tante. Una lampadina. Proverò a sembrare rotta, non scoprire. Va bene. Va bene. Pidi. Sai, la chiave del bar quando sei al bar? Non ti serve più tanto. Che cavolo. Oli, madre. Ottime informazioni. Ottime informazioni, abbiamo fatto tutto in realtà. Abbiamo fatto tutto e la porta del bar è una bella scorciatoia. Yes. Abbiamo fatto l'esplorazione che dovevamo fare, ragazzi. Tutta, credo. Il bancone. Il bancone? Mary ed io abbiamo bevuto dei buoni drink in questo bar e non ho finito di leggere. A volte sembrava così tanto tempo fa e a volte invece sembra che fosse appena ieri. E se fosse appena ieri? E se fossero mondi paralleli? Un jukebox. Non suona, quindi deve essere rotto. Una lampada. Ma non c'è la lampadina, quindi non posso accedere. Caccia la porta. Le frecce le metti alla lampadina, che state tranquilli. Se siete preoccupati. Sono contento. Sono contento di aver messo la lampadina per illuminare la porta che era già palese. Possiamo mappizzare. Questa forse era la baza, era intesa come questa. E va bene. Forse non vedeva la serratura. Che cazzo ci è servito? No, ragazzi, aspettate. Deve avere un senso sta lampadina. Non può essere così. Aspettate. Ha un significato. Deve avere un significato. Raga, qual è il senso della lampadina? È per avere il good ending. Possiamo intervenire con il jukebox? La vedo dura. Vabbè. Ragazzi, questa lampadina rimane uno dei più grandi misteri della storia dei videogiochi. Ve lo dico. Ma come? Così stronzi siamo? Non posso... Ma là ci sono le scale. Questo non dovrebbe nemmeno reagire alla nostra... Infatti questo non funziona. De facto. Io devo fare lo slalom. Se solo vi poteste levare dalle balle. Grazie. Dai, risalgo, ciao. Ragazzi, ora abbiamo una grande
grande fretta. Dobbiamo salire, direi, sì. Non sto a dirvi che prima salgo, poi pensiamo a tutto il resto, perché prima voglio gli oggetti. Vai a zappare! Non mi ricordo niente! Onesto. Yes! Yes! È più buio di prima, no? Non rifiuto un salvotto ufficiale offertomi dal gioco. Oh, c'è da dire, ragazzi, abbiamo salvato tanto, siamo morti tipo due volte. Ok. Ok. A questo punto... è un bellissimo momento di sport. Per loro abbiamo sempre visto che è meglio la semplice pistola. La lampadina, la luce interiore della lampadina. Percepisci? Ah, forse è spento. Il percepisci, stronzi. No. Ma me li sono sognati. Vabbè, comunque sia, adesso facciamo le cose importanti. Ovvero, il carillon. Il VHS. D'altra parte, il VHS ci serve per salire al piano successivo. È un oggetto, chiaramente, che farà parte del confronto con Mary, che è probabilmente il boss finale. Stessa cosa la chiave. Alla fine non è che poi abbiamo tanto altro. L'apri scatola e aperto la scatola per la lampadina che serviva a illuminare una porta. Quella cosa lì mi rimane veramente oltre il mistero. Comunque, vabbè. Ok. La principessa... ah, no, no, no. Tra l'altro non abbiamo minimamente guardato che carillon fosse. Ora lo faccio. Biancaneve. Ah, certo, certo, che ho attaccato una statuina tratta la fiaba Biancaneve, che ovviamente con il bacio risorge. E ora ta! Cazze. Ah, ce ne sono delle altre. Tutte le principesse delle favole. C'è anche una chiave. Voglio quella chiave. James, allunga la manina. Avete capito? Prendi quella chiave. Bravissima. Poi sono curioso di vedere che due carillon sono chiave della scala dell'albergo. Non ce lo dice? Così. Così, così, va bene, benissimo. Chiaro, va bene. Mostruosamente vicini a Mary. Incredibilmente vicini. Sapevo che doveva essere chiusa. Ovviamente non entriamo. Un paesaggio nei dintorni. Io terrei tutto chiuso. Laura che fine ha fatto, ragazzi? Questa è una grande domanda. È ovviamente tutto chiuso, ragazzi. Ah, no, no. Ah, sì, sì, sì. Ok, ok, ok. Facciamolo. Merda. Aspettate. Salvotto. E vediamo cosa succede. In teoria questo è il traguardo, in teoria questo è l'arrivo del nostro viaggio. Mi sarei decisamente aspettato una cazzi. Gna, 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 gna. E se sperava di copulare, il buon James è andata proprio male. Ok, ok, ok. C'è quella stanzina, è l'ultima cosa che guarderemo. Stanza vuota, ben messa, ben tenuta. Una delle stanze meglio tenute che abbiamo mai incontrato durante questo nostro viaggio. Un televisore. Nonostante abbia la spina attaccata, guardate cosa c'è qui. Guardate cosa c'è qui, un videoregistratore.
Ma non mi dire. E qui non c'è nulla di interessante in questo memorandum. Allora, lasciamo per ultimo il videoregistratore. Vediamo cosa c'è qui. La serratura sembra rotta. Mappa. Va bene. È tempo. It's time. Vediamo ma questo filmino erotico. La flemma. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. Sacred place? I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. È la malattia, però c'è. Cos? Hai letto di morte. Oh. Oh. Che cosa? Avete visto? Avete visto? Avete visto? È stato un frame. Uno scatto. Solo emoticon. She was sick. Ma lei è trasparente? No. È la grafica che... I killed her. Rimane il discorso delle 8 settimane.
Forse ho capito. Una richiesta di eutanasia. Forse. That voice. Abbiamo una serie di dubbi, ovviamente, legati innanzitutto alle 8 settimane di Laura. Cioè, io mi sono fatto questa idea. Lei era ricoverata, ha chiesto a James di venire da lei per porre fine alle sue sofferenze, alle sue di lei. Ma che senso ha? Come fa ad essere morta sia 8 settimane fa che 3 anni fa? È abbastanza improbabile. E chi è allora? È una domanda che rimane, tutto sommato. Ah beh. Anche qui c'è probabilmente un salto temporale, mi viene da pensare. Con già le porte chiuse. Sentite la musica. Qua si può scendere. Qua c'è solo il save, vabbè, l'abbiamo fatto, dai. Sovrascriviamo per sport. Esatto. Quindi confermatissimo che si scende. Va bene. Mancano decisamente dei tasselli. Chiuso. Il gioco vuole farci scendere. Facciamole diventare viola, ste poi. Come mai ha deciso di farci tornare qui? Non c'è più luce, c'è questa musica ossessiva. Doctor, I promise I'll do what I can, but there's still no effective treatment for her condition. How long does she have? I'm afraid I'm not sure. 3 years at most. Perhaps 6 months. It's impossible to say with certainty. Ecco che i 3 anni e le 8 settimane potrebbero iniziare a collegarsi, eh? Diagnosi di 3 anni fa e lui ovviamente che ha voluto rimuovere il fatto di averla uccisa per pietà a questo punto. Quindi è ancora un'esplorazione, non me lo sarei mai aspettato. Ok. Non ho guardato i bagni, allora per scrupolo guardiamo i bagni. C'erano poi già le porte aperte e chiuse. 207 aperte. Che cosa? What? Scusa? La 207 fa... c'è l'effetto Pac-Man, ragazzi. Che cazzo? Reciproco? Sì, la 207 e la 204 sono legate forever. Va bene, 201, 202, andiamo a vedere.
Oh. Ho capito. Ah no, non ho capito un cazzo, scusate. È peso. Ma guarda dove cavolo siamo finiti. E ci dà ancora dei proiettili, eh? Ancora ci teletrasporta ovunque. 207 ancora. No, voglio tornare là. Perché la 212 e poi ancora altre cose potrebbero ancora darci delle risposte. Un po' una sciocchezzuola questa, ma non importa. Ok. Vorrei che la videocamera. Ah, ok. Signor, ancora. Che strano, vabbè, lo accetto. Ok, qualcosina forse riusciamo davvero ad esplorare o è solo una presa per i fondelli? È tutto chiuso, ok. Confermiamolo. Per scrupolo, va bene. Cacchio. È vero, ho skippato una. Ne ho skippata una. Scusate. Scusate, ne ho skippata una. No! Possiamo recuperare la 216, ma no, maledizione. Qual è questa? No, quella di fianco. Ok, solo per scoprire che è chiusa, ma ci stava, l'importante. Vediamo l'ascensore. No! C'era qualcosa. Sorry. Una fiala, buttala via. Ma cosa? Una fiala. Ancora? C'era una doppia fiala. Beh, una doppia fiala vuol dire salvare, eh? Salvo. Allora. Basement. Non ho il controllo. Che cosa? Io non lo vedevo. Ma cosa cazzo spari? Il bar. La lampadina, ragazzi. La lampadina. Deve avere senso. Niente. Il coltello lui si rifiuta di usarla come arma. Volete... Ah, ma qui non c'ho proprio l'interazione. Ok, 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 era per inserire la chiave. Andiamo avanti. Ci sta armando fino ai denti il gioco. Armeria a sto posto, ok.
Ok, tutto chiuso, bisogna andare alle scale. Ma perché? Ma era così comodo l'ascensore, perché sono venuto qui? Dritto per dritto, non c'è nulla di da fare. Vado dritto per dritto. Vedo. What? È ancora lei. Angela, e ci sono le fiamme. Ha dato fuoco all'albergo. For you. Mama. Now you're the only one left. Maybe then. Maybe then I can rest. Mama, why are you running away? Ma che cos'è quella figura là? Il padre. You're not my mama. Pure. It's you. Ah, oh. Sì, è Eviratto. È il padre Eviratto. I'm sorry. Secondo me. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. È certo. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela. That's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Oh, mio Dio. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? Oddio, il boss finale. That's what I thought. No, no, non c'è modo di farla uscire dalla sua bassissima James, considerazione di sé. Give me back that knife. No. I won't. Saving it for yourself? Me? No, I'd never kill myself. Le fiamme ci separano. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. L'inferno. E siamo in controllo del nostro personaggio, addirittura con la possibilità di tornare indietro. Che senso? È stato come il finale di lei, diciamo. Oh, ma questa è una bellissima inquadratura. Se è tutto chiuso, non andiamo da nessuna parte. La X. Alla lobby. Il piano di sopra. Il terzo piano. Non sembra forse interessarci. Mamma mia. I bagni, cosa ci può interessare?
puro scrupolo faccio un quarto file. La X è l'unica porta aperta da sull'esterno. Aperta. Controllini. È l'albergo post incendio, eh? Vediamo se si legge qualche cosa qua. No. Oh, per dirci. Guardate qua. Bellissima la scelta di mettere la telecamera qua dentro, eh. Wow. E sempre con le gocce. Non vedo qua, ragazzi. Ho capito che devo sparare. Ehi, ci sono quelli, non li avevo, non li avevo. Esatto, è esattamente quello che pensavo che avremmo fatto. Era da dire. Questo è il padre di tutti i save state. Mille salvotti, davvero. Quindi in teoria boss fight, avete ragione, in teoria boss fight, quindi... facciamo questo. La vedo dura. Ehi. La mappa parla chiaro, dobbiamo andare a sinistra. Che succede, James? Di nuovo i muri come fosse il manicomio. La scena che avevamo visto nell'incisione. Sono tre addirittura. E ancora una volta la vediamo morire. L'abbiamo già vista morire. La terza. Maria, sì, Maria, sorry. I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Really? Aspettate, studiamola. Ma si possono combattere? Assolutamente no! Fantastico. Forse ci vuole il loro spadone. Man! Sono praticamente morto con un colpo. Sì. La spada è lenta, ragazzi. Corri, please! Ah, non può correre! È vero. E vai a zappare, zio! Che brutti sti combattimenti, tutti di menù, mamma mia, che bruttura però! Corri, vai nel menù, ma non ci posso, non ti sto giocando. Peccato, non fate il remake. Fate il remake con un bel gameplay, un giocone. Menu, sto cercando disperatamente di aprire il menu. Non ho fatto in tempo. Riponi, corri, vorrei correre, grazie. Riguadagniamo il controllo dell'avatar. Andiamo. Dite carabina? Mi fido ciecamente. Pensavo fosse mono. Ne corri, please. Il diavolo.
che quel suono metallico sembra sinonimo di... guarda che ti rimbalzano i colpi, però evidentemente non è così. Infatti l'ha accusato, adesso devo ricaricare. L'ha accusato, vorrei correre. Deboli sulla schiena, sarà dura trovare la loro. Come cacchio faccio a colpirli? Come cacchio faccio a colpirli sulla schiena, ragazzi? Cioè, non ho assolutamente la velocità per fare una cosa del genere. No, anche qua ci sono i consigli del cazzo. Ah, ho sbagliato. Oh, è lunga. Ma vorrei ricominciarla per farla meglio. Ho provato a beccare la schiena, ragazzi, ma potrei farlo con un'arma corpo a corpo, non così. Ma un'arma corpo a corpo veloce, qua la velocità scarseggia. Ma ne andasse giù uno! Vai tu a sapere quali sto colpendo. Testa piramide? Sembra che abbia in mano qualcosa. Un uovo scarlatto. Un uovo color ruggine. Allora. Calma. Grande circa quanto un uovo di quaglia. Ok. Così è, se vi pare. Save da quarto file. Non ho capito perché si siano uccisi. Due uscite, due uova. È chiusa. Ma chissà. Non può prenderci. Non mi dire che devo andare a tentativi per fare la combinazione giusta. Forse devo guardare il colore. Non gli è piaciuto. Oh, sì, sì, invece. Cazzo, ha funzionato. Ok, ora le porte sono agibili. Questo di mappa significa che ci stiamo dentro. Fatemi solo fare questa baza. È lo stesso albergo su cui si affacciano. Non è una cosa strana, ok. Ok, uscita, che a rigore è poi l'entrata, ma va benissimo. Che succede? Che diavolo succede? Mary? What do you want, James? Guarda che non riusciamo a vedere. I brought you some flowers. Flowers? Want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs. Look like a monster. What are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. No use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. Are you deaf?
Don't come back. James, wait. Mamma mia. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Si sale. È terrificante la storia. Io ho già dato per scontato che ci sia stata... Ma perché mi è sembrato che un fotogramma del video lo tradisse. Lui che la uccide sul suo letto d'ospedale per risparmiarla in realtà. E ora ci stanno semplicemente mostrando qual era il suo dolore e la sua tragedia. Potevamo immaginare. Lui ovviamente si sente in colpa. Ma non è stato uno stronzo, questo voglio dire. Cioè, James comunque non è assolutamente... Mi sembra di poter dire, non è un personaggio negativo, tutt'altro. Ha avuto pietà. Perché non era più vita. Credo che possa essere andata così. Vediamo cosa succede adesso. Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. Una sorta di sostituto. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Posso entrare in controllo del mio personaggio? Posso? Mi seguirete per sempre? Animal Crossing? All over again? No, ho sbagliato. Era solo proprio. Fammi andare. Posso giocare? Grazie. Prossima volta fate la visual 9, ragazzi. Caro Masahiro. Non me la inquadrare. Sto cercando di entrare nel menu da mezz'ora. Ok, molto bene. Vorrei correre, grazie. Non la inquadrare, mi raccomando.
favore, vorrei sto cercando. Sto cercando di correre, c'è un po' aria, tornavo. Ma cosa? Sensi di colpa in ballo, James. Anche quello della James. Un certo senso dell'America che lui avrebbe desiderato, quindi lui si sente probabilmente anche in colpa per non essere stato magari James. Quello che avrebbe voluto sempre. Non so dire se l'abbia davvero tradita, James. Ragazzi, non fate sti spoiler, James. Ma come cazzo si fa a fare uno spoiler del genere? James. È ovvio. Il coltello. Del coltello, ragazzi, è chiaro che bisogna usare il coltello, ma se me lo dice la chat, che gusto c'è. Sì, la scritta blind run significa che è la prima volta che si usa. Non bisogna usare il coltello? A posto. Sorry. Scusate. James. La pensavo fosse uno spoilerazzo, abbiate pazienza. Aveva senso, l'avrei fatto. Lei continua a lamentarsi, forse dobbiamo spararle davvero. James. Forse le dobbiamo sparare. James. E rifare quindi. James. Facciamo anche la pistola, è un po' più umano. James. Mio Dio, sì, la mira pesissima. James. Notare che è un letto da tortura, oltretutto. James. Peso. L'ha priscato. Mary? James. Forgive me. Ay, 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 ay. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. Sì. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. Basil. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please.
Please do something for me. La lettera. Go on with your life. Go on with your life. Peso. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. In what sense? I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long. Ah, sì, 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 sì. I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill. Lei lo ha liberato con la consegna di questa lettera. I'm so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing.
That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Ben interessante, ben interessante come l'hanno raccontata. A me è molto piaciuto. È molto piaciuto perché hanno deciso di raccontare. Guardate l'ora che va alla tomba, chiaramente. Hanno deciso di raccontare una storia di questo genere in un modo assolutamente non banale, coraggioso. Conciliazione, così si fa per dire. Tra l'altro scopriamo anche che lei ha vissuto nel senso di colpa, la colpa di essersi, sentirsi in colpa per essersi ammalata, e lui in colpa per quello che ha fatto e per non essere stato evidentemente l'amore che avrebbe voluto essere con lei, no? Però sì, assolutamente sì. Purtroppo è così. È una storia molto alta. Questa è una storia estremamente realistica, paradossalmente estremamente realistica, perché ci racconta qualcosa di molto reale, di molto reale. Come non mi si sente? L'ho già abbassato. Mi sentite adesso? Dicevo, una storia paradossalmente molto realistica, proprio perché è estremamente reale il dolore, la tragedia che viene raccontata, nonostante tutte le deformazioni che sono il viaggio interiore di James nel suo sentirsi in colpa, no? Bello. Sì, alla fine paradossalmente, per quello dicevo, quasi ci stava il Walking Simulator, perché alla fine i mostri sono il gameplay dei combattimenti, fanno il contrario di quello che dovrebbero fare. Distruggono la tensione, o comunque la abbattono anziché farla lievita, insomma. Adesso devo chiudere la live. Non so se giocherò altri Silent Hill, non lo so. Sì, ma chiaramente l'abbiamo visto più volte, ci sono tutti dei riferimenti sessuali che secondo me hanno a che fare con il desiderio di James di tradire, o se l'abbia veramente tradita Mary, il suo essere insoddisfatto della relazione, una relazione in cui lei già probabilmente sentiva di non riuscire a soddisfarlo, e poi ci si mette la malattia per cui lei si sente in colpa, è terribile. Lo so, la prossima volta iniziamo la live guardandoci gli altri finali, quindi diciamo che ci vediamo lunedì alle 16 e ci guardiamo finali alternativi e video di approfondimento, insomma cerchiamo un pochino di addentrarci per quello che si può fare nel gioco. Quindi sì, insomma, lunedì ancora Silent Hill 1 come tematica.
Gioco molto 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 interessante, molto 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 ben fatto. Dopo ci andremo a vedere tutto. Adesso direi che aspettate un secondo, facciamo finire tutto, vediamo se c'è una qualche sorpresa finale. Adesso ho abbassato, ecco, davvero tanto il volume. Ok, qua magari vi rimetto un filo di volume, che la musica è molto più un po' così. Cosa dite, ragazzi? Ci sono altri, non sapevo neanche che ci fosse un DLC. C'è qualcosa dopo i titoli? Non ho visto il film assolutamente. Born from a Wish. Ho capito. Non, se non è, secondo me questo gioco non ha bisogno di chissà che. Cioè, io sinceramente lo lascerei qui, non starei a fare DLC o cose. Cerchiamo dei contenuti su YouTube la prossima volta, vediamo se ci sono delle cose interessanti da commentare. Vediamo gli altri finali. Il prossimo gioco non lo so, sarà a questo punto, se lunedì ci dedichiamo ancora un pochino a Silent Hill, direi che il prossimo gioco sarà mercoledì. Settimana prossima torna anche il martedì e il giovedì sera, eccetera. Non lo so, volevo portare Journey, e quindi mi sa di sì, mi sa, tanto ce l'ho sulla Play, anche perché comunque dobbiamo stare nel tempo che ci separa dalla release di The Last of Us 2, che porterò al lancio. Sì. Beh, Journey so che è molto breve, non dovrebbe esserci nessun problema. Quello che mi ha colpito di più fra i giochi che ho portato fino ad oggi in live, difficile dirlo. Forse Nier Automata, forse Raquen, non lo so. Difficile dirlo. No, non mi sono guardato il video di ieri perché volevo rimanere abbastanza. Ho visto qualche pezzettino veloce, ma voglio rimanere abbastanza libero da troppe anticipazioni. Finale 1 di 4, 118 salvataggi. Non sapevo che lo contasse. Molto Resident Evil. Ok. Va bene. Salvataggi, se ne potevano fare veramente pochi, eh. Velocità massima barca. Perché mi mette ancora qui? Ok, un altro salvataggio, va bene, risultato partita, va bene. Non ci sono nuovi salvato fino a... facciamo 119. Non ci sono nuovi contenuti, direi che non c'è null'altro da vedere, ragazzuoli. Allora io vi ringrazio moltissimo. Continua, siete sicuri? Faccio continua? Io lo faccio. Niente. Non c'è nulla. Ragazzuoli, vi ringrazio moltissimo per aver seguito. Grazie mille soprattutto per avermi consigliato questo gioco, perché è una grandissima figata e era molto importante recuperarlo. Gioco assolutamente importante da recuperare. Ci stava di brutto. Ci vediamo oggi è giovedì, allora ci vediamo lunedì prossimo alle 16 in live, domani alle 13:30 video su Wesa Channel. Settimana prossima ritorna la programmazione normale, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì sera e venerdì pome. Ciao ragazzi, buon weekend.